Benvenuti, benvenuti e benvenute, ed Andrea. eccoli qua, ehi là, come state? Molto Molto bene, bene, molto bene, molto bene. fantastico, abbiamo con noi Luca Vicio Vicini, musicista, produttore, membro di Subsonica, Linda Messer-Klinger, attrice e cantante, che stanno per introdurci in un viaggio da qualche parte, di particolarmente significativo. Direi che possono già cominciare. Grazie mille, fantastici, davvero, grazie, grazie, grazie. Linda Messer-Klinger e Grazie. Luca Vicio Vicini, eccoli qui. Beh, intanto come state? Come state vivendo in questo momento voi la vostra vita domestica? Qui abbiamo casa e bottega perché abbiamo la fortuna di avere lo studio al piano sotterraneo, diciamo, della casa dove viviamo, che tra l'altro è immersa nel verde e veramente stiamo ringraziando ogni giorno per questo dono di poter avere un giardino che in questo periodo storico stiamo ulteriormente apprezzando, rivalutando e davvero stiamo riscoprendo tante piccole fortune. C'è una Fantastico. contraddizione pazzesca quello che
che sta capitando fuori con tutto questo momento di emergenza veramente forte, complessa, è una primavera che è meravigliosa. Io erano anni che non vedevo una fioritura già proprio oggi, il primo giorno, ma già dai giorni precedenti, quindi uno stranissimo contrasto. Vedere la primavera che è tra l'altro inquinamento che diminuisce, le acque limpide, i pesciolini, e noi che invece siamo quasi relegati in casa, senza quasi, ma relegati in casa. Come Strano, diceva vero? George Carlin, in realtà non rischiamo di distruggere il mondo, rischiamo di distruggere l'umanità. Il mondo se la caverà benissimo anche senza di noi, e la nostra arroganza arriva a Chissà, dire che noi faremo fuori la d'accordo. Terra, ma in realtà non è così. Beh, in un certo senso qualcuno potrebbe salvarsi facendo un viaggio sulla Luna, un voyage dans la Lune. Quello che abbiamo appena ascoltato è il vostro singolo, che è uscito oggi, se non sbaglio. Sì, guarda, ieri, in realtà ieri, ma oggi è la primissima volta che lo facciamo live, quindi è stato un Dai, esperimento che fantastico. abbiamo condiviso volentieri con voi. Grazie, grazie. E tra l'altro, atmosfere, David Bowie si è sentito fortissimo con Space Oddity e con questo ri riferimento a Major Tom to Ground Control, ad una frase che vi chiederei di spiegarci meglio. Ad un certo punto chiedete: Is this the past or is this the future? È il passato o il futuro? Come mai questo dubbio all'interno di questo testo che mi hai mandato è affascinantissimo, transumano in un certo senso? Si sentono echi di essere una macchina di O'Connell, Homo Deus di Harari. Cos'è questa Sì. somiglianza tra passato e futuro, questa difficoltà a discernere se stiamo andando avanti o indietro? Sì, guarda, è esattamente questo. Tra l'altro il brano, come tu avrai visto, appunto, è pieno di citazioni, che sono sia citazioni musicali, Bowie innanzitutto, e anche citazioni cinematografiche. Questa frase, Is this the past or is this the future, è una frase che abbiamo preso e citato da un regista che amiamo tantissimo, che è David Lynch, che l'ha inserita all'interno di Twin Peaks, opera che abbiamo rivisto recentemente e che non smette mai, secondo me, di avere dentro di sé un sacco di semi e di ispirazioni attualissime. E quindi abbiamo voluto prendere questa frase che ci sembra molto significativa, tra l'altro lo sta diventando sempre di più in queste circostanze, e farla poi evolvere in questo finale che dice Shift your impressions of time and give birth to a child. Quindi è come se volessimo in qualche modo trasmettere questo invito a provare a fare un piccolo spostamento, no, di punto di vista, di prospettiva, e accorgersi di quanto a volte questa nostra, appunto, schematizzazione del tempo lineare, e con anche tutta una serie di cause-effetto che noi diamo ormai per scontate e che abbiamo quasi cristallizzato, no? Questo ha dato origine a questo, che ha dato origine a questo. In realtà il tempo è qualcosa di molto più complesso, e anche le prospettive e i punti di vista possono ampliarsi quando si cominciano invece a rinnovare i propri orizzonti, a cominciare a considerare invece connessioni tra eventi che prima sembravano totalmente sconnessi fra di loro, tra sfere dell'agire umano che prima sembravano totalmente lontane. E infatti anche il video di Voyage della Luna in realtà vuole proprio essere un invito a quest'idea di unire, un po' come state facendo voi con questa giornata, unire i saperi, collegarsi fra esseri umani che magari operano in diversi campi e in diverse discipline, e davvero formare una squadra unita per il futuro dell'essere umano sul pianeta Terra e delle altre specie, perché in realtà nel video appunto questi personaggi si stanno occupando in qualche modo di salvaguardare la biodiversità sul pianeta Terra, ognuno di loro ha Chiarissima, degli oggetti. chiarissima. Questo è un po' lo spirito. Tra l'altro Vi aggiungo va? una piccola cosa, aggiungo una piccola Dimmi, dimmi, cosetta, Luca. sempre riguardo qua, una curiosità tecnica, perché nella serie Twin Peaks, il Fireman, questo personaggio veramente assurdo che c'è in questo, che appare in questo limbo tra senza tempo e senza quasi neanche spazio, parla al contrario. Parla come se tutte le parole fossero girate al contrario. Noi abbiamo adottato la stessa tecnica con Linda, che ha, parlato, cioè, ha detto questa frase al contrario, cioè abbiamo scritto al contrario e io gliel'ho rigirata in reverse. Infatti, ha un effetto assolutamente straniante. E poi aggiungo anche Fantastico. questo a proposito, che è una questione che mi è venuta sentendo le sue parole adesso, che nei momenti di mancanza di riferimenti il tempo si annulla. Infatti. È proprio un riferimento che abbiamo dato noi, ma il tempo in realtà in questo momento storico è annullato, non sappiamo quasi neanche in che giorno viviamo, perché al di fuori è tutto sparito.
quindi più che mai attuale. Adesso, tra l'altro, c'è un estintore al tuo posto, è normale? Non ti vedevo più. Non mi vedi quindi? Mi sentite però? Mi sentite? Non Aiuto, mi sentite? Andrea. Vediamo un po'. Prova, prova, prova. Chissà se mi state sentendo oppure no. Io continuo a parlare nel frattempo perché ho fatto una riflessione interessante. Forse state già cominciando a risentirmi. Riflettevo su Twin Peaks, che in un certo senso è un parallelismo perfetto con la filosofia delle serie TV che avevamo appena toccato. Quindi ci stiamo spostando dalla filosofia delle serie TV alla musica delle serie TV. E l'abbiamo fatto passando attraverso David Lynch. David Lynch, che è un regista straordinario, non soltanto di Twin Peaks, ma di infiniti capolavori, tra cui Mulholland Drive, e recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni interessantissime sulla meditazione trascendentale, e cioè sul ruolo che la meditazione ha avuto nel corso dello sviluppo, della sua personalità, del suo modo di stare al mondo, ma anche del suo modo di fare film. Visto che tu, Luca, e anche tu, Linda, siete meditatori, e con Luca abbiamo già un discorso aperto sulla meditazione, abbiamo fatto anche dei giochi insieme in passato. Vasco Brondi tornerà dopo, e anche lui è un insegnante di meditazione. Luca Mazzucchelli è uno psicologo, e anche lui spiega, affronta tecniche meditative. In questo senso, la filosofia è filosofia quando recupera la sua natura di esercizio spirituale. La filosofia anticamente era prima di tutto esercizio, era prima di tutto arte di vivere ed era esercizio spirituale, aveva a che fare con il corpo e appunto con lo spirito. Io ti chiederei a questo proposito, Luca, mi hai dato tu il là con Lynch, da Twin Peaks a Mulholland Drive, da Mulholland Drive alla Trascendentale, e adesso ti chiedo qual è il ruolo della meditazione, prima di lasciarci ad un altro vostro brano, all'interno della vostra esperienza musicale. Per me, guarda, il ruolo della meditazione è il mio strumento quotidiano, imparare proprio a svuotare la mente di tutti i contenuti inutili che mediamente la affollano. Io cerco il più possibile di praticare la concentrazione in maniera da essere abituato anche nella vita di tutti i giorni a avere la mente sgombra da un colore che viene dato agli eventi, agli oggetti. Per me è lo strumento per stare al mondo e per cercare di analizzare cosa succede nella mia quotidianità, in maniera più oggettiva possibile, senza dare appunto un colore. È uno strumento Chiaro. pratico, così come credo che giustamente, appunto, stai dicendo, la filosofia lo sia altrettanto. Sono strumenti non teorici, non volatili, ma molto pratici, molto sperimentali. Nel senso che Chiarissimo. bisogna sedersi a terra, a casa, in un bosco, in silenzio, da soli e vedere che cosa capita al proprio interno, vedere dove ci agitiamo, dove si smuovono le sabbie che rendono torbida l'acqua. Quello Chiaro, credo sia. grazie. Allora, siamo partiti dalla Terra, siamo andati sulla Luna. Vi va di portarci per concludere su un altro pianeta, a vostra scelta? Va benissimo, guarda, in realtà tra l'altro il pezzo che abbiamo scelto come secondo brano ha molto a che fare con la meditazione perché ha veramente la forma di un mantra. Noi abbiamo preso due artiste che adoriamo e che amiamo tantissimo, che sono Laurie Anderson e Bjork. E Laurie Anderson, che a sua volta praticava la meditazione anche con suo marito Lou Reed, ha scritto insieme a lui questo brano che è veramente un mantra onirico, quindi vi portiamo nella dimensione del sogno adesso, in un pianeta che non è visibile ma che ognuno di noi sicuramente sa contattare, anche se inconsciamente, ed è un mantra che dice: In our sleep where we meet, listen to the drums beat as we speak. Quindi è questo dialogo onirico dove veramente avviene un incontro in una dimensione che appunto è veramente su un altro pianeta, come dici tu, che è quello, non sappiamo bene dove stia, ma che tutti frequentiamo di notte quando dormiamo. Grazie. Ciao Andrea, vai. We speak, listen to the drums beat as we speak, in our sleep as we speak, listen to the drums beat
Meraviglioso, grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi, un abbraccio, grazie, buona ragazzi. Prosecuzione, davvero grazie. A grazie. Voi. Ciao a tutti. Salutiamo Luca, Vicio Vicini e Linda Mestre Klinger e adesso...